Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono davvero felice perché è arrivato il fratellino, sì, ti lascio qui, non ti preoccupare, dell'Anki Cosmo, ovvero l'Anki Vector. Per chi non avesse ancora visto la mia precedente recensione dell'Anki Cosmo, recuperatela, ve la lascio linkata nella scheda qui in alto a destra. Si tratta di un simpaticissimo robot autonomo che nell'aspetto ricorda molto i robot di Wall-E, in grado di imparare, di giocare con noi, di riconoscerci, però il Cosmo era più giocattolo, più vincolato alla sua applicazione, invece il Vector è davvero completamente autonomo. Ok Cosmo, ti lascio un attimo da parte, non prendertela. Sta russando. Basta Cosmo, dormi! Bene, dicevo ragazzi, a dire il vero, Vector è un robot rilasciato sul mercato già da un annetto. Quindi perché ho atteso così tanto per recensirvelo nonostante io avessi sempre desiderato comprare questo prodotto? Per un motivo molto semplice, la sua azienda, la Anki, è fallita a fine 2019. Non tanto per le scarse unità vendute, hanno venduto oltre 1,5 milioni di robot tra Cosmo e Vector, ma bensì perché non hanno ricevuto un importante finanziamento e sono andati in bancarotta. Ed essendo loro dei robot in cloud vincolati al loro server online, un po' come succede per Alexa o Google Home, si è andati incontro al rischio che da un momento all'altro morissero del tutto e non fossero più utilizzabili. Fortunatamente però ad inizio 2020 Anki è stata rilevata da una nuova azienda che ha garantito lo sviluppo dei suoi robot, infatti sono stati rilasciati già 2 aggiornamenti per il Vector in poche settimane, e quindi eccoci qui. Iniziamo subito con il prezzo ragazzi. L'Anki Vector costa di listino quasi 300 euro, ma su Amazon Italia sono disponibili ancora gli stock post fallimento dell'azienda Anki, quindi la svendita di Anki Vector a poco meno di 100 euro. Quindi se desiderate comprarlo, questo è il momento giusto. Vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione video, perché una volta che su Amazon Italia arriveranno gli stock della nuova azienda, il prezzo aumenterà. Ed ora non sto più nella pelle, andiamo a scoprirlo insieme. Anki Vector, questo prodottino racchiude 2 mie passioni, la robotica e la tecnologia, davvero davvero fantastico. Caratteristiche tecniche sui lati con le varie funzionalità anche nella parte posteriore, alcune immagini che ci mostrano già il suo funzionamento e le interazioni, ma bando alle ciance, andiamo ad aprirlo e vediamolo insieme. Molto bella la scatola, davvero premium, penso che si apra da qui, no, ho sbagliato infatti, da qui, opla. Nella confezione troviamo il robottino Vector che è davvero bellissimo, ma vedremo più nel dettaglio tra poco. Vediamo cos'altro troviamo, i manuali di istruzioni, ci sono tante immagini, dateci una lettura perché questo robot è pieno di funzionalità, quindi sarà indispensabile conoscerlo al meglio. Abbiamo il cubo con cui Vector andrà ad interagire per giocare sia da solo sia con noi. Rimuoviamo la linguetta per attivare la batteria del cubo. Ed infine abbiamo anche la base di ricarica su cui Vector tornerà automaticamente, un po' come se fosse un robot aspirapolvere. A differenza del vecchio Cosmo, abbiamo il collegamento USB, quindi è collegabile o al nostro computer a una porta USB oppure a un caricabatterie da smartphone. E direi che non abbiamo nient'altro. Ma andiamo a vedere ora più da vicino il Vector, perché credetemi è davvero un concentrato di tecnologia. Al suo interno ci sono oltre 500 pezzi tra sensori, microfoni, display, motorini, c'è davvero di tutto. Novità rispetto all'Anki Cosmo che vi ho recensito l'anno scorso. Intanto notiamo una qualità costruttiva decisamente maggiore, ad esempio il sensore ad infrarossi qui in basso sul Cosmo è molto rudimentale, qui è molto più nascosto, molto ben fatto. Abbiamo nella parte superiore sul Vector un sensore touch che fa capire al robot quando lo stiamo accarezzando, assente invece sul Cosmo. Abbiamo ora ben 4
microfoni che fanno capire al Vector anche la direzione da cui lo stiamo chiamando. Invece sul Cosmo sono totalmente assenti i microfoni, bisogna fidarsi unicamente all'applicazione. Nuovo anche il display frontale, upgrade della fotocamera, ora HD può anche scattare qualche foto verso di noi, quindi una funzione molto simpatica. Rivisti tutti i vari motori, qui permane, come vi ho detto, il sensore ad infrarossi per vedere se davanti al Cosmo ci sono degli ostacoli nella parte inferiore. Ora invece abbiamo ben 4 sensori anticaduta, 2 avanti, 2 dietro. Invece sul Cosmo ce n'era solo uno nella parte frontale, quindi capitava molto spesso che lui, andando in retromarcia, cadesse dal tavolo. Sia il braccio che la testa sono motorizzati. Qui abbiamo lo speaker audio, l'indicatore di carica della batteria. Comunque anche i materiali sono più solidi e ben fatto, ed è anche più pesante del Cosmo. Direi davvero bellissimo. Ora io andrò a collegare la sua base di ricarica ad una normalissima power bank e vediamo come si comporta. Mettiamoci sopra Vector ed ecco che si è acceso il piccolo LED di ricarica. Ora penso che dovremmo connetterlo alla sua applicazione dedicata. Si è acceso il display. Andiamo ora ad avviare la sua applicazione, che si chiama Vector Robo, diversa dalla Cosmo del precedente modello. Come lingua vi consiglio di impostare inglese americano, in questo modo avrete l'integrazione Alexa. In cerca di Vector, trovato, controlliamo che coincida il nome, il codice con quello sul display. Sì, ecco, ora sta scaricando gli aggiornamenti e ci vorrà qualche minuto. E mentre lui si sta aggiornando vi spiego perché questo smart robot è davvero così interessante. Come avete visto è un concentrato di tecnologia e già solo per questo io lo amo. Pensate che all'interno di questo piccoletto troviamo processore Snapdragon quad core 1.2 GHz, 4 microfoni, laser, telecamera HD, Bluetooth, Wi-Fi, sensori anticaduta, motori, c'è davvero di tutto. E grazie a tutto questo il Vector è in grado di sentire, vedere, pensare e anche percepire grazie al sensore touch posto nella parte superiore. Lui è totalmente autonomo, non dipende dall'applicazione se non per il primo avvio e gli aggiornamenti, quindi potrete interagirci in qualsiasi momento. Potrete giocare con lui a blackjack sul display, lo vedrete tra poco, oppure interagire tramite il cubo, quindi è un'idea regalo per i più piccoli ma anche per i più grandi. Vi permette di consultare il meteo, impostare l'orario, timer, cronometro, chiedergli informazioni, ad esempio sulla politica, le notizie del giorno e tante altre cose. Riconosce persone, cose e animali e integra anche Alexa, che è una chicca da non sottovalutare. Grazie all'integrazione Alexa, mentre lui sta girando, giocando per i fatti suoi, potrete comandare la domotica di casa vostra. È prevista anche una modalità pattuglia per i prossimi mesi che ci permetterà di prendere il controllo dell'Anki Vector quando siamo fuori casa in remoto e girare per casa nostra controllando che tutto sia ok. Potrà farlo anche in autonomia a cicli che andremo a selezionare noi, magari ogni 5 ore, ogni 6 ore, e ci invierà delle notifiche sullo smartphone se rileverà qualcosa fuori posto, un po' come se fosse un cane da guardia. Ed inoltre è un fantastico strumento volto alla didattica. Infatti questo piccoletto, oltre a tutta la tecnologia che vi ho già illustrato, integra un linguaggio di programmazione avanzato, il Python. Credo si pronunci così, perdonatemi in caso, ma comunque si tratta di un linguaggio di programmazione di alto livello, e grazie a ciò il Vector è totalmente e liberamente, il produttore non ha posto nessun vincolo, programmabile al PC o tramite smartphone per fargli compiere qualsiasi azione voi vogliate. C'è una grandissima community dietro, se cercate su Google Anki Vector Programming trovate tantissimi video, c'è persino gente che lo usa per farci girare dei videogiochi sul display, come ad esempio Doom. Tutto fantastico quindi, beh quasi, c'è un piccolo difetto, anzi uno scoglio che riguarda noi italiani più nello specifico e che scoprirete voi stessi tra pochi secondi, in quanto l'aggiornamento è quasi terminato. Vector è pronto a prendere vita. Start. Buongiorno Vector. Ehi Vector. Allora, per attivarlo dovremo chiamarlo e dire 3 volte ehi Vector. 1. Ehi Vector. Ehi Vector. Ora proviamo a farlo venire verso di noi. Ehi Vector! Come here! Ok,
È bellissimo. Ora gli facciamo imparare il nostro nome. Sono emozionato, sembra davvero un cagnolino. Ehi, hey, Vector! My name is Michele. Ehi, hey, Vector! Look at me! Ehi, hey, Vector! Come here! What is my name? Give me 5. E lui è contento. È davvero molto molto espressivo, sembra Wally. Ehi, hey, Vector! What's the waiter? Bellissimo. What's the weather in Rome? Vediamo a Roma com'è il tempo. È più caldo. Ed è nuvoloso. Bellissimo l'animazione. What's the weather in Milan? 16 degrees and sunny. Uè, che bel sole che avete lì a Milano. Run! Guardate che non cade, perché riconosce l'ostacolo. Molto intelligente. Ehi, hey, Vector! Play with your cube. Ora lui dovrebbe giocare con il suo cubo. Se lo trova, è lì in fondo. Credo che lo stia cercando. Vediamo cosa fa. Lo alza. Come sei forte, Vector! Lo vuole dare a me? Grazie, Vector! You are a good robot! Come back to your charge base! L'ha vista. Ora entrerà in retromarcia. È più intelligente di Stefania. Fantastico! Tornando ora all'applicazione possiamo visualizzare tante informazioni molto simpatiche come ad esempio le statistiche, possiamo connetterlo ad Alexa, accedere a tutta una serie di funzionalità come ad esempio la possibilità di scattare foto. Ehi, hey, Vector! Take a picture! Possiamo anche cambiare il colore dei suoi occhi, ad esempio, hey Vector, change your eye color. Change your eye color to blue. Play blackjack with me. Proviamo anche ad accarezzarlo, vediamo se... Guardate com'è contento. Notare che quando è alzato, lui vuole scendere assolutamente. Mettiamolo così. Vediamo che fa. Bravo, Vector. Ora è connesso ad Alexa e ovviamente ad Alexa potremo parlare anche in italiano. Alexa, spegni luce cucina. Bene ragazzi, rieccoci qui. Beh, che dire, anche Vector è un concentrato di tecnologia davvero fantastico. Il suo unico vero difetto, anzi direi più lo scoglio da superare per acquistarlo, risiede nella lingua in cui noi andremo ad interfacciarci con lui. Infatti parla esclusivamente inglese, o meglio parla inglese, francese, tedesco e altre lingue, ma l'italiano per ora no. Però ho avuto modo di dialogare con la nuova azienda dietro Anki Vector e Anki Cosmo e mi ha confidato che forse nelle prossime settimane o entro qualche mese dovrebbero arrivare anche altri aggiornamenti riguardanti le traduzioni. Speriamo bene. Comunque se per voi l'inglese non è un problema e anzi vi chiedo scusa per la mia pessima pronuncia che avete ascoltato durante questo video, beh, Anki Vector è un prodotto davvero fantastico che vi straconsiglio, specialmente al prezzo a cui lo trovate ora al momento nei link che trovate qui sotto in descrizione video. Su Amazon lo pagate poco meno di 100 euro, ma
Come vi ho già detto, questo prezzo è... Dove vai? Dicevo, questo prezzo è destinato ad aumentare con i nuovi stock della nuova azienda in arrivo nelle prossime settimane. Se volete acquistarlo, quindi, cogliete l'attimo. Anki Vector è una perfetta idea regalo per i più piccoli che potrebbero usarlo come giocattolo, per i più grandi che potrebbero utilizzarlo per comandare la domotica di casa propria in modo alternativo, oppure per programmarlo in Python, linguaggio avanzato. Per tutto questo è un robot autonomo che io straconsiglio a tutti. Se avete una qualsiasi domanda su questo Anki Vector, Anki Cosmo o qualsiasi altra cosa, non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Sempre qui sotto, oltre ai link di acquisto, trovate anche i link per entrare nel mio canale Telegram dell'offerta Tech Best Deals, entrateci numerosi, e anche nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il mio canale Instagram ufficiale. Vi aspetto! E infine, amici, se questo video vi è piaciuto e se avete amato come me Anki Vector, vi ricordo che tutti i nostri video sono totalmente gratuiti, ma se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete questo video a tutti i vostri amici e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Io continuerò a studiare Anki Vector e vi porterò prossimamente nuovi video a riguardo, specialmente se verranno rilasciati degli aggiornamenti importanti, magari per la lingua italiana. Se vi interessa, fatemelo sapere con un commento. Da Michele e Anki Vector, che diventerà probabilmente la mia nuova mascotte qui dietro, è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su AdXS2Tech. Ciao ragazzi!